L'agricoltore. Tagliamo, tagliamo. Siamo live. Ciao a tutti. L'agricoltore no, esatto, siamo, allora, siamo un po' ospiti tutti qua oggi di Roberto. Se si può dire, uno spazio delle galline felici che occupa tutta la Sicilia, no? Più o meno. E quindi niente, no, abbiamo appena finito di mangiare, spero anche voi, così vi potete bene. Ciao. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao, il giorno 2 del tour di Sicilia che cambia, siamo a casa di Roberto Di Calzi. Ieri abbiamo fatto una festa al giardino della biodiversità per inaugurare il tour e direi che è andata benissimo, anche grazie a tutti i ragazzi che sono qui intorno a questo tavolo. E come si vede ancora non ci siamo ripresi. Non ci siamo ripresi, ma ci siamo divertiti. Cati ci dice due paroline, che è stata anche lei una super organizzatrice. Soprattutto che oggi se ne va, e torna in Francia. Sì, l'angoria veramente. La vita è stata veramente spettacolare, secondo me. Abbiamo avuto quante persone, 90 persone, un concerto bellissimo organizzato da Tonna, con due catanesi molto, molto belli, e poi un DJ set incredibile. E niente, mi ritengo molto soddisfatta. Sofisticato, ecco, da Palermo. Secondo me è stata più, secondo la mia visione personale, è stata una buona occasione per presentare il progetto, vari progetti in realtà, tutti in Casenata. È stata una bella festa, mi è piaciuta. sì, qua ci si dà da fare comunque, c'è energia che circola, giovane. C'è alchimia nell'aria, proprio frizzantina. Vi invitiamo, siete benvenuti, siete coinvolti, vi coinvolgiamo, ecco, non mi esprimo molto bene. Però, nome di Roberto. Nome di Roberto, esatto. La forza, diciamo, come si dice? Non ne fa la forza. Allora, venite, fatevi conoscere, conosciamoci. Volevo anche ringraziare pubblicamente in questa diretta Sicilia che cambia, Roberto Di Calzi, le Galline Felici, Ficus, eccetera, perché al Meridio Concert è anche stata per me una strada molto bella e intensa. E quindi grazie per questo percorso, questi intrecci, questi incontri che sembrano casuali, ma un buon viaggio, confido che sì. Bravo, bravo. Federico ha tirato fuori il tema dell'energia. Noi qua in tutto quello che facciamo, che al di là della festa sono 10.000 cose, dall'agricoltura a tantissime altre iniziative, mettiamo tanta energia, ne riceviamo in cambio molto di più di quella che abbiamo messo e la rimettiamo in circolo. Sembra che siamo sempre al limite, allo stremo, eccetera, ma tutte le persone che partecipano a questa iniziativa, a questo progetto, sono sempre pronte a dire sì con entusiasmo. Credo che sia un po' questa la chiave di volta di questa faccenda, di questa eccezionalità, della piccola rivoluzione femminile e così via. E pensiamo di essere soltanto all'inizio di un grosso percorso di cambiamento che coinvolga sicuramente tutta la Sicilia, ma chissà a quale pianeta dobbiamo arrivare. Chiudo brevemente anche questo video, sarà lunghissimo, dicendo che purtroppo ce ne andremo tra un po'. Le prossime due tappe sono l'Arcolaio a carica di bagni e poi andremo da Impact Hub a Siracusa, quindi vi aggiorneremo nelle prossime dirette. Grazie. Grazie per la persona di Sura Camera. Grazie Fabio.